Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV. Siamo qui per parlare di Fabio Capello, del suo regno in Inghilterra e del suo rapporto con il calcio inglese. Abbiamo al telefono collegato con noi dalla redazione di Firenze il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno a te Beppe, buongiorno ai nostri amici navigatori. Dunque, Fabio Capello ha cominciato le qualificazioni mondiali a sprombattuto con 3 vittorie consecutive e 9 punti in classifica. La sensazione di un'Inghilterra che è mutata radicalmente nei suoi usi, nei suoi costumi, oltre che sul campo di calcio. E l'ultimo attacco di Fabio Capello è mirato contro le famose WAGs, cioè le Wives and Girlfriends dei giocatori inglesi. Che è successo, Xavier? Ma Beppe, io penso che tu abbia fotografato come sempre alla perfezione lo stato delle cose. È successo che, conoscendo noi molto bene il rigore e il pragmatismo di Capello, il commissario tecnico inglese abbia bandito le signore e le signorine che appartengono al circo mediatico, estetico della nazionale inglese proprio dall'ambiente della squadra dei Tre Leoni. E Rio Ferdinand, difensore centrale del Manchester United, nonché pilastro della stessa nazionale inglese, si è affrettato dalle colonne del Sun, 4 milioni di copie vendute al giorno, a benedire la scelta di Capello, affermando testualmente che prima del suo arrivo la nazionale inglese era un circo e adesso sta diventando una cosa seria. Mi pare che dichiarazioni più tranchant non potessero essere rilasciate da uno dei giocatori più rappresentativi dell'Inghilterra. Ecco, alle mie spalle stanno scorrendo le immagini di Fabio Capello alternate proprio a quelle delle mogli dei calciatori inglesi che erano regolarmente al seguito della nazionale proprio in ogni grande manifestazione. Ovviamente la nazionale perde un po' con loro una nota di colore intorno a sé, ma probabilmente ne guadagna sul piano degli equilibri. Questo è fuori discussione, peraltro le regole di Capello riguardano ovviamente la frequentazione dei ritiri della nazionale, che non vieta alla signora Beckham e associate di fare bella mostra di sé in tutte le circostanze che gli impegni della formazione d'oltremanica lo richiedano, ma questo è un altro paio di maniche, scusando per il gioco di parole. Il problema, anzi la questione, è che Capello ha capito subito l'aria che tirava nell'ambiente della nazionale, dove di molto si parlava fuorché di calcio. Allora, al rigore tattico che sta imponendo alla squadra, e i risultati non sono tardati ad arrivare, affianca e coniuga il rigore nei comportamenti. Il decalogo con il quale Capello si presentò il primo giorno nella sede della FA, la Football Association, la Federcalcio inglese, campeggiò sui tabloid d'oltremaniche per diversi giorni, dal divieto di usare il cellulare in ritiro all'obbligo di presentarsi con la divisa ufficiale e non in bermuda infradito d'estate ai raduni della nazionale, eccetera eccetera. Norme di comportamento elementare che sono alla base di ogni club professionistico e che evidentemente in Inghilterra né McLaren né tantomeno il suo predecessore Ericsson sapevano far rispettare, o quantomeno sapevano imporre, e con Capello la musica è cambiata anche sotto questo aspetto. Bene, vedremo se questa svolta del costume della nazionale inglese continuerà a portare bene. Ringraziamo Xavier Iacobelli, arrivederci. Grazie a te Beppe, grazie ai nostri amici navigatori. Appuntamento ai prossimi momenti dedicati al calcio.